Buonasera Luisa Lambertini. Buonasera. Rettrice dell'Università della Svizzera Italiana, professoressa di economia, metafora fin troppo facile. L'università è una delle più grandi rampe di lancio per il futuro. Che viaggio bisogna fare oggi? Oggi bisogna fare un viaggio per la Luna, quindi un viaggio per degli obiettivi che sono lontani ma che sono raggiungibili, ma bisogna veramente fare quello sforzo in più per raggiungerli. E ce ne sono tanti per l'università. Visione che poi deve essere completa. C'è sempre un solito gap che ritorna, anche qui usiamo la Luna, siamo nell'accezione più femminile, e che è quella parità che è sempre così difficile da raggiungere tra sguardi e competenze maschili e femminili. È vero, l'USI, come tante altre università in Svizzera, ha un gap di gender. Purtroppo, soprattutto nelle posizioni accademiche di ruolo, le donne sono rappresentate in maniera piuttosto ridotta. Mi sono posto un obiettivo, che il 40-50% delle nuove offerte siano fatte a donne. Non è facile. Non è facile perché le brave ricercatrici sono ambite da quasi tutti gli atenei. Però dobbiamo provarci e sono sicura che potremo fare dei passi avanti. E io mi sono impegnata personalmente nel raggiungere questi obiettivi. Per portarle a bordo, per continuare la metafora. E però quali sono questi territori nuovi? Per esempio, c'è uno o due dei settori su cui l'occhio si è posato in modo concreto, quello dell'università è stato il campo della biomedicina e delle scienze informatiche, là dove il mondo cambia velocissimo, anche l'istruzione, anche la formazione deve adeguarsi a quel ritmo. Certo, ma anche le formazioni delle altre 3+1 facoltà debbono continuamente cambiare. Perché? Perché bisogna adattarsi e abbracciare, anzi, le nuove tecnologie, le nuove fonti del sapere. Per esempio, c'è una discussione sul ChatGPT, usarlo o non usarlo. La cosa migliore sicuramente è quello di usarlo nei nostri corsi, di farlo usare e di sapere come spingere gli studenti, per esempio, ad usare il tool in una maniera formativa. Ecco, a proposito di intelligenza artificiale, tu hai detto una cosa molto interessante, che uno si immagina che tolga tutti i lavori manuali, in realtà toglie anche tantissimi lavori intellettuali e quindi cambiano proprio anche le professioni, cioè non solo, è un viaggio dove si rischia di perdere i sistemi di riferimento, o forse addirittura sulla Luna non si deve arrivare mai, si deve viaggiare in continuazione? No, infatti, allora, queste nuove tecnologie non vanno soltanto a toccare certi tipi di lavoro, ma anche proprio lavori che normalmente sono stati fatti dopo un certo livello di educazione. La formazione universitaria è un trampolino, ma è un trampolino che ti deve preparare. Ti deve preparare perché al giorno d'oggi si studia una cosa, forse il primo impiego sarà in qualcosa di completamente diverso e dopo 8-9 anni è assolutamente necessario ritornare e studiare di nuovo e vedere cose nuove, integrare quello che abbiamo appreso. La vita diventa veramente un processo di continuo apprendimento e le università hanno una responsabilità. Perché anche per esempio la specializzazione, tu fai un discorso giustamente che è sulle competenze ma anche sulla mentalità che le racchiude, perché a volte fare solo una specializzazione dà un vantaggio competitivo iniziale, ma rischia di durare poco. Certo, esattamente. Bisogna veramente donare ai nostri studenti la capacità di avere questa mentalità aperta. Quindi sì, sei specializzata, sei veramente, conosci bene il gremio in cui lavori, però tieni sempre gli occhi aperti, tieni la mente aperta, perché ci saranno nuovi sviluppi. Perché al giorno d'oggi i lavori tante volte uniscono delle capacità che vengono da posti veramente diversi. E da questo punto di vista, guardando queste sfide del futuro, rompimi un altro cliché, per favore,
perché si dice sempre che l'economia è la scienza del poi e non riesce mai a fare le previsioni e le prevede sempre all'indietro. Sfatami questo cliché, per favore. Perché è difficile, perché l'economia è fatta di tanti agenti, ognuno con delle aspettative diverse. E chiaramente le azioni globali sono la somma di tutti questi attori. Ed è innanzitutto è difficile avere modelli dove veramente possiamo mettere tutti insieme. A parte questo, io credo veramente che ci sia una responsabilità a livello di politiche economiche, di fare tutto quello che è possibile per avere delle regole che ci aiutino ad evitare le crisi di grandi dimensioni. Per cui quando per esempio nel 2007-2008 ci fu la crisi finanziaria, tutti gli indicatori c'erano, ci sono state persone che hanno detto guardate che questi prestiti per le case stanno diventando troppo grandi, eccetera. Bisognerebbe avere il coraggio di prendere queste politiche e di farle funzionare presto anche quando non è conveniente. Grazie Luisa Lambertini per questi sguardi verso un futuro più responsabile e per essere stata qui con noi a Cliché. Grazie a te.